a tutti e bentornati. Oggi andremo a realizzare questa porta cellulare che avete visto nell'anteprima che vedete qui. È una porta cellulare che può essere un'idea regalo per il Natale ed è composta da un kit, la patella, la tracolla e il fondo. E potete trovare questo da sito accessorielli.com e ci sono vari colori, anche vari materiali. Potete trovare in ecopelle questo tipo di materiale brillante, la pelle stampata o anche la pelle cocco a secondo i vostri gusti. È un progetto veloce ed è comoda mini per portare il cellulare. Si può mettere le cose essenziali, cellulare, fazzoletti, le chiavi. Quindi vi faccio vedere i kit e passiamo al tutorial. Ecco, questi sono i materiali che ci serviranno per realizzare la porta cellulare. Abbiamo qui il filato, sto utilizzando Tripolino 20 nel colore oro lurex. Ci serviranno circa 80-90 grammi. Abbiamo qui il fondo che è compreso nei kit, la patella, vedete che è foderata anche all'interno con lo stesso materiale. Abbiamo qui la chiusura a girello per facilitare la montatura. Potete cucire direttamente questo alla borsa a tracolla con due moschettoni, due anelli mezzaluna per agganciare la tracolla, tre marcapunti, l'ago da lana e uncinetto numero 3. Prendiamo il fondo, l'uncinetto numero 3, entriamo in questo buco e andiamo a lavorare due maglie basse. In quest'angolo lavoriamo 4 maglie basse. In questo 2 maglie basse, in questo 2 maglie basse, in questo 4 maglie basse. In questo 2 maglie basse. In questo 2 maglie basse, in questo 2 maglie basse, in questo 2 maglie basse, in questo 4 maglie basse. In questo 2 maglie basse. In questo 2 maglie basse, in questo 2 maglie basse, in questo 4 maglie basse, in questi 2 maglie basse ciascuno. In questo 2 maglie basse, in questo 2 maglie basse, in questo 2 maglie basse.
Prendiamo l'accendino e tagliamo il filo e andiamo a chiudere facendo la sola di chiusura qui, tiriamo un po' e andiamo a bloccarlo qui dietro. Prendiamo il filo e andiamo a lavorare in questo modo. Inseriamo l'uncinetto qui e lavoriamo una maglia bassa. In questo lavoriamo una maglia bassa. In questo lavoriamo una maglia bassa. In questo una maglia bassa. In questo una maglia bassa, in questo una maglia bassa, arrivando qui dove ci sono questi due buchi qui, entriamo qui e lavoriamo due maglie basse, nel successivo una maglia bassa, nel successivo due maglie basse, nel successivo una maglia bassa. E lavoriamo una maglia bassa in questo angolo dove ci sono quattro maglie basse, una maglia bassa in quest'angolo, lavoriamo una maglia bassa qui, una maglia bassa qui, una maglia bassa qui e una maglia bassa qui, arrivando qui in questo che separa questi due qui, lavoriamo due maglie basse. Lavoriamo una maglia bassa in questo, una maglia bassa, una maglia bassa, una maglia bassa, una maglia bassa, entrando qui due maglie basse, una maglia bassa, due maglie basse in questo punto. E una maglia bassa, lavoriamo una maglia bassa in questo quattro maglie basse precedente, quest'angolo, una maglia bassa qui, una maglia bassa qui, una maglia bassa, una maglia bassa, in questo lavoriamo due maglie basse. E terminiamo con una maglia bassa. Adesso chiudiamo il giro con una maglia bassissima. A questo punto abbiamo il fondo che si presenta così. Iniziamo il punto vero e proprio, una catenella, rientriamo qui nello stesso punto e lavoriamo una maglia bassa. E lavoriamo due maglie alte nello stesso punto. Saltiamo 1, 2, in questo lavoriamo una maglia bassa e due maglie alte nello stesso punto. Saltiamo 1, 2, in questo lavoriamo una maglia bassa e due maglie alte nello stesso punto. Saltiamo 1 e 2, in questo lavoriamo una maglia bassa e due maglie alte nello stesso punto. Saltiamo 1 e 2, in questo una maglia bassa
e 2 maglie alte nello stesso punto. Saltiamo 1 e 2, in questo lavoriamo una maglia bassa e 2 maglie alte nello stesso punto. Continuiamo a ripetere questa sequenza saltando 2 punti, una maglia bassa e 2 maglie alte nel punto successivo. Ripetiamo fino ad arrivare alla fine del giro. Arrivando alla fine del giro, saltiamo le ultime 2 punti, 1 e 2, entriamo qui, in questo punto qui, e lavoriamo una maglia bassa e 2 maglie alte. Adesso dobbiamo andare a lavorare a spirale, quindi prendiamo il marca punto e lo andiamo a mettere qui, che sarebbe l'inizio del lavoro. Adesso di solito alcuni lavorano qui il punto nella maglia bassa, ma io vado a lavorare nell'ultima maglia alta lavorata nel punto precedente, quindi entriamo qui, quindi saltiamo 1 e 2. Entriamo qui e lavoriamo una maglia bassa e 2 maglie alte nello stesso punto. Prendiamo il marca punto e lo inseriamo qui per non dimenticare l'inizio del giro. Saltiamo 1 e 2, in questo lavoriamo una maglia bassa e 2 maglie alte. Saltiamo 1 e 2, in questo lavoriamo una maglia bassa e 2 maglie alte. Saltiamo 1 e 2, in questo lavoriamo una maglia bassa e 2 maglie alte nello stesso punto sempre. 1 e 2, entriamo qui, una maglia bassa e 2 maglie alte. Saltiamo 1 e 2, in questo una maglia bassa e 2 maglie alte. Quindi ripetiamo il punto fino ad arrivare dove abbiamo il marca punto, quindi alla fine del giro. Arrivando alla fine del giro, dove abbiamo il marca punto, togliamo il marca punto e andiamo a lavorare saltando 1 e 2, andiamo a lavorare qui una maglia bassa e 2 maglie alte. Rimettiamo il marca punto qui. Quindi non dobbiamo fare altro che andare a ripetere questa sequenza di saltare 2 punti e lavorare una maglia bassa e 2 maglie alte nel punto successivo. Quindi continuiamo così fino ad avere 13 giri in totale. Quindi dobbiamo fare questo 13 volte. Quindi per sapere quanti giri abbiamo, dobbiamo contare questo piccolo punto ventaglio così. Per esempio qui ho 1 e 2 giri, ho iniziato il terzo giro, quindi arrivando qui vedi che conta 1, 2, 3. Quindi dovete lavorare così, non dimenticare di mettere il marca punto. Ho terminato di lavorare 13 giri, sono arrivato dove c'è il marca punto. Adesso prendiamo la nostra borsa e lo posizioniamo così perché noi andremo a mettere il marca punto in questi due angoli. Vedete qui, mettiamo un marca punto qui, e mettiamo
l'altro marca punto P. Adesso in questo 14º giri dobbiamo inserire l'anello mezzaluna perché la lavoriamo assieme con l'uncinetto per tenere ferma. Non è che dobbiamo cucire dopo, se volete anche cucirla dopo va bene lo stesso, ma io andrò a lavorarlo in questo 14º giri. Togliamo i marcapunto dobbiamo andare a inserire adesso dobbiamo andare a lavorare la 14º giro. Arrivando qui dove abbiamo i marcapunto, dobbiamo andare a lavorare l'anello mezzaluna. Ok, togliamo i marcapunto, riprendiamo il lavoro, saltiamo le due maglie, entriamo qui e lavoriamo una maglia bassa e due maglie alte. E mettiamo i marcapunto. Saltiamo 1 e 2 qui e lavoriamo una maglia bassa e due maglie alte nello stesso punto. Saltiamo 1 e 2 qui, una maglia bassa, due maglie alte nello stesso punto. Arrivando qui dove c'è il marcapunto, c'è un altro punto qui, punto ventaglio. Entriamo qui e lavoriamo una maglia bassa. Prendiamo l'anello D, posizioniamo, guardate, la posizioniamo così e andiamo a lavorare passando dall'anello D. Entriamo dove c'è il punto e lavoriamo 2 maglie alte. Togliamo il marcapunto, saltiamo 1 e 2 in questo, entriamo nell'anello D, entriamo qui e lavoriamo una maglia bassa e 2 maglie alte nello stesso punto. Così abbiamo inserito l'anello mezzaluna. Saltiamo 1 e 2 qui, una maglia bassa e 2 maglie alte. Saltiamo 1 e 2, una maglia bassa e 2 maglie Quindi dobbiamo ripetere così fino ad arrivare dove c'è questo marcapunto. Quando arriviamo qui, dobbiamo ripetere quello che abbiamo lavorato qui, come abbiamo lavorato questo lato. La dobbiamo fare qui lavorando una maglia bassa, due maglie alte nello stesso punto, passando sotto l'anello, poi saltando due qui e lavoriamo di nuovo. Una maglia bassa e due maglie alte passando attraverso l'anello mezzaluna. Ho lavorato fino ad arrivare qui dove abbiamo i marcapunto. Dobbiamo ripetere quello che abbiamo fatto in questo lato. Quindi saltiamo 1 e 2, entriamo qui e lavoriamo una maglia bassa. Prendiamo l'anello D, la posizioniamo così e lavoriamo 2 maglie
Togliamo il marcapunto. Saltiamo 1 e 2 e lavoriamo una maglia bassa, prendendo anche l'anello D e due maglie alte. Saltiamo 1 e 2, una maglia bassa, due maglie alte nello stesso punto, una maglia bassa, due maglie alte nello stesso punto, una maglia bassa e due maglie alte nello stesso punto. Togliamo il marcapunto e andiamo a lavorare l'ultimo giro di questa borsa. Entriamo qui e lavoriamo una maglia bassa e due maglie alte. Rimettiamo il marcapunto, una maglia bassa e due maglie alte. Saltiamo sempre due, una maglia bassa e due maglie alte. Saltiamo 1 e 2, una maglia bassa e due maglie alte. Saltiamo 1 e 2 qui, una maglia bassa e due maglie alte. Quindi continuiamo così fino ad arrivare alla fine del giro. Arrivando alla fine del giro, togliamo il marcapunto e andiamo a chiudere con una maglia bassissima, saltando 1 e 2. In questo chiudiamo con una maglia bassissima, una catenella e lavoriamo una maglia bassa nel successivo. Mettiamo il marcapunto qui, perché questo è un punto di rifinizione per il bordo, quindi andiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto disponibile fino alla fine del giro. Quindi continuiamo così fino alla fine del giro. Arrivando alla fine del giro, tagliamo il filo e andiamo a chiudere, togliamo il marcapunto e andiamo a chiudere in questo modo, facendo la sola di chiusura. La riportiamo all'interno e andiamo a bloccarlo in questo modo. E così abbiamo terminato la borsa e totale di 15 giri e un giro di maglia bassa sopra. Adesso prendiamo la borsa in questo modo, la posizioniamo bene, prendiamo la padella, togliamo questo, lo cuciamo, togliamo questo, poi la cuciamo dopo. Prendiamo così, vedete, posizioniamo in questo modo per avere la misura precisa e giriamo
Adesso collago dalla lana e il filo, andiamo a cucire qui. Prendiamo l'ago da lana e il filo dorato, andiamo a cucire la patella passando in questo modo. Inseriamo qui. Continuiamo così fino ad arrivare qui e poi dopo si può tornare indietro e cucirla a doppia per essere più forte. Ho terminato di cucire la padella. Adesso giriamo da questo lato e pieghiamo in questo modo. Prendiamo questo e andiamo a inserire così. E giriamo. Cerchiamo di posizionarla al centro, teniamo con la mano qui sotto, giriamo e apriamo, così andiamo a cucire questo qui. Quindi continuiamo così fino ad arrivare qui. Ho terminato di cucire questo, quindi pieghiamo e chiudiamo la nostra borsa. Dobbiamo andare ad agganciare la tracolla. Siamo al termine del nostro progetto e questo è un bel regalo natalizio per chi vuole regalare una borsa handmade e anche si può utilizzare non soltanto portare solo i cellulari, si può utilizzare anche per portare le piccole cose per le passeggiate serali. Per quanto riguarda la fodera, potete foderarla o con il feltro o con la stoffa semplice, se lo volete lasciare anche così va bene a secondo il vostro gusto. Quindi grazie per avermi seguito. Se il video vi piace, lasciatemi un bel like e scrivete nei commenti i vostri suggerimenti. Ci vediamo presto per il prossimo video. Ciao.